Le mie parole questa sera sono solo di un grande compiacimento nell'aver visto tantissime presenze e quindi questo non fa altro che dare lustro a tutte le persone, per primo il presidente della Proloco, ma tutti gli organizzatori della sfilata, ed ho visto il piacere questa sera di vedere tantissimi giovani a impegnarsi per la loro comunità. Quindi il mio piacere è solo ringraziare in questa serata queste persone, perché se noi nelle piccole comunità riusciamo a fare certe cose è grazie all'impegno volontario delle persone. Si scherzava prima fuori onda sul fatto che in queste occasioni c'è il rischio che il sindaco diventi un tour operator, no? Qui invece c'è uno spirito di comunità forte che fa sì che si vada ben oltre il fatto di attirare comunque un pubblico sempre ben apprezzato, però lo si attira non con degli espedienti, con degli acquisti, con delle scritture, ma lo si attira con un prodotto locale. Allora, se dovessi essere un tour operator, il mio paese sarebbe fallito. Io ho le mie capacità, come è giusto che sia un sindaco, di non mettere immagine, perché io oggi qui sto mettendo un'immagine sfruttando il lavoro di altre persone. Io penso che la qualità di un sindaco sia di saper coinvolgere la gente e trovare le persone che si impegnino per far sì che questo esista. Questa rievocazione storica è sempre più sentita nel paese. Noi organizzatori cerchiamo di curarla in ogni minimo dettaglio, portando anche dei cambiamenti, miglioramenti, facendo anche esperimenti, quindi provando. E quindi ecco, questa sana competizione stasera nel momento del sorteggio, che di per sé è un momento molto sentito, molto di suspense, è un po' venuta fuori, ma adesso poi dopo i rioni faranno tutte le dovute osservazioni del caso. E poi abbiamo sentito che siamo alla 57esima edizione, non è una cosetta improvvisata, reinventata o inventata così, insomma questa c'ha una storia che non è antica come la storia del palazzo e la storia della famiglia Brancaleoni, che sappiamo che è pluricentenaria, però comincia a essere una bella tradizione anche questa. Sì, sì, assolutamente, da qualche anno, da quando diciamo abbiamo un po' anche investito, quindi riprendendo in mano la rievocazione, è cresciuta tantissimo, il pubblico è veramente tanto e finalmente mi sento di dire che è diventata, sta diventando sempre di più, ma quest'anno abbiamo fatto un passo ulteriore, un motivo per visitare Piobico turisticamente, quindi un motivo di attrazione turistica.